Un cordiale saluto dalla nostra redazione, bentrovati alla prima edizione del TG6 che si apre parlando di politica, 43 liste, 22 alla Camera e 21 al Senato saranno in competizione nella circoscrizione Abruzzo alle elezioni politiche del 25 settembre. Ieri alle 20 è scaduto il termine per la loro presentazione, da quelle liste saranno eletti i 13 parlamentari che rappresenteranno il territorio abruzzese. Il servizio di Andrea Costantini. Sono 43 le liste presentate ieri in Corte d'Appello all'Aquila e che, salvo parere negativo degli uffici elettorali, saranno in competizione in Abruzzo per le elezioni politiche del 25 settembre. 22 alla Camera dei Deputati, 21 al Senato, poiché Forza Nuova ha presentato la lista solo alla Camera. Due le coalizioni, il centrosinistra con Partito Democratico, Impegno Civico, Sinistra Italiana Verdi e Più Europa, il centrodestra con Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Lista unica per tutti gli altri competitors, Movimento 5 Stelle, il cosiddetto Terzo Polo, alleanza tra Azione di Calenda e Italia Viva, Unione Popolare, Italexit per l'Italia, Italia Sovrana e Popolare, Noi di Centro, Alternativa per l'Italia, Vita, PPA Pensiero e Azione, Sud Chiama Nord, Gilè Arancioni Unione Cattolica Italiana, Forza del Popolo per Lillo Musso Premier, Partito Animalista e Forza Nuova. Dai 21 parlamentari del 2018 a seguito della riforma, ora l'Abruzzo ne eleggerà 13, 9 deputati e 4 senatori. Rivisti anche i collegi, 3 per l'uninominale alla Camera, L'Aquila Teramo, Pescara Costa Teramana e Chieti. Collegio unico Abruzzo per il proporzionale alla Camera e per uninominale e proporzionale al Senato. La circoscrizione Abruzzo eleggerà 3 deputati e un senatore con l'uninominale, 6 deputati e 3 senatori col proporzionale per gli elettori. Votare sarà semplice, basterà mettere una sola croce o sul simbolo del partito o sul nome del candidato all'uninominale, oppure due croci sul candidato e sul partito che lo sostiene o, nel caso di una coalizione, su uno dei partiti che la compongono. Non sarà valida la scheda nella quale c'è una croce su un candidato uninominale e una su un partito che non lo sostiene. Circa i collegi uninominali risulteranno eletti i candidati associati alla coalizione o lista che avrà preso più voti. Alla Camera, collegio di L'Aquila Teramo, si sfidano tra gli altri la sindacalista Rita Innocenzi per il centrosinistra, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni per il centrodestra, Attilio D'Andrea per il Movimento 5 Stelle, Emanuela Pistoia per il Terzo Polo. Al collegio Pescara Costa Teramana, l'ex sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito per il centrosinistra, il capogruppo gruppo di Fratelli d'Italia in Regione, Guarino Testa, Daniele Caruso per il Movimento 5 Stelle, Roberto Quercia per il Terzo Polo. Per il Collegio di Chieti, Elisabetta Merlino del PD per il centro-sinistra, il senatore uscente della Lega, Alberto Bagnai per il centro-destra, la deputata uscente Carmela Grippa per il Movimento 5 Stelle, Gaetano Luigi Fuiano per il Terzo Polo. Al Senato, nel Collegio uninominale, la sfida è, tra gli altri, fra Massimo Carugno della segreteria del PSI per il centro-sinistra, l'assessore regionale al bilancio Guido Liris per il centrodestra, Isidoro Malandra del Movimento 5 Stelle e l'ex presidente di TUA Gianfranco Giuliante per il Terzo Polo. Per il proporzionale si attingerà dai listini bloccati presentati dai vari partiti in base alle percentuali riportate su scala nazionale dai partiti stessi e il complesso gioco dei resti da valutare a livello nazionale per la Camera e su base regionale al Senato. Nel centrodestra sembrano sicuri di un posto il capolista Fabio Roscani e Rachele Silvestri di Fratelli d'Italia, la quale, candidata anche in altri collegi, potrebbe lasciare il seggio abruzzese al sindaco di Fara San Martino Antonio Tavani. Luigi Deramo, capolista della Lega, buone possibilità per Nazario Pagano di Forza Italia. Nel centro-sinistra, blindato il seggio per il capolista del PD Luciano D'Alfonso, spera dietro di lui Stefania Di Padova, assessore comunale di Teramo. Pronti a giocarsela la deputata uscente Daniela Torto dei 5 Stelle e il leader di Azione in Abruzzo Giulio Sottanelli. In competizione anche il segretario di Rifondazione Maurizio Acerbo, capolista di Unione Popolare. Al Senato i favoriti per i 3 seggi sembrano Etel Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, il capogruppo della Lega in Regione Vincenzo D'Incecco e il segretario regionale del PD Michele Fina. Se la giocheranno per strappare un seggio altri capilista, il presidente
presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri di Forza Italia, la senatrice uscente Gabriella Di Girolamo dei 5 Stelle e il deputato uscente di Italia Viva Camillo D'Alessandro per il Terzo Polo. Restiamo proprio in argomento, andiamo a vedere cosa è accaduto questa mattina in sala consiliare a Pescara per la presentazione proprio della squadra del Terzo Polo, candidati per Camera e Senato come capilista Giulio Sottanelli e Camillo D'Alessandro. Il Terzo Polo è pronto a lanciare la sfida anche in Abruzzo a centrodestra e centrosinistra per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Questa mattina a Pescara presentati i programmi e candidati della formazione politica guidata dai leader nazionali Matteo Renzi e Carlo Calenda. Nella nostra regione in campo come capilista saranno Camillo D'Alessandro per il Senato e Giulio Sottanelli per la Camera. Si punta anche al voto degli scontenti dei due schieramenti maggiori. In realtà ci sono due Italia, quella rappresentata da destra e sinistra che possono essere accomunate, non c'è più il centro, non c'è più lo spazio dei riformisti in quelle coalizioni, da un lato a sinistra sono esplosi con i 5 Stelle, dall'altro a destra la trazione sovranista di Meloni racconterà una nazione isolata nel mondo, c'è la possibilità di rompere questo schema destra-sinistra perché c'è un'altra Italia ed è l'Italia di Draghi, ogni voto dato a noi è un'Italia che riporta Draghi vicino alla guida del paese. C'è un'Italia silenziosa che non accetta quello che sta accadendo, come si sono formate le liste, non riesce a comprendere dopo Draghi che cosa accadrà nel paese. È questa Italia silenziosa che non fa rumore ma che la mattina fa i conti con se stessa, con il caro energia, con le bollette, con la crisi economica che viene dalla guerra e non solo. Bene, questa Italia silenziosa ha una soluzione che si chiama Terzo Polo. Sottanelli parla di un Abruzzo che vuole tornare a contare davvero nei palazzi romani. Certamente per rappresentare al meglio la nostra regione che purtroppo negli ultimi anni non è stata trattata bene dai partiti in generale e confermano anche in questa occasione dove sono stati catapultati 4 candidati da fuori regione in posizioni tutte eleggibili, quindi all'Abruzzo è stata tolta una rappresentanza importante, quindi noi come Terzo Polo abbiamo dei candidati con un cursus honorum di grande qualità che certamente possono rappresentare al meglio l'Abruzzo e certamente saremo la grande novità di queste elezioni. Ritengo che noi possiamo avere un buon risultato perché abbiamo un programma concreto, un programma definito, un programma che in maniera pragmatica non sono slogan, ma il programma contiene le azioni e le risorse per andare a raggiungere quegli obiettivi che sono fissati all'interno del programma. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, lasciamo la politica, siamo alla cronaca. Il paziente Luca Cavallito, sopravvissuto all'agguato del 1 agosto scorso, è stato trasferito presso il presidio ospedaliero Santo Spirito di Pescara dall'ospedale Gemelli di Roma. In relazione a tale rientro, il direttore generale della ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi, rileva di non aver ricevuto nessuna informazione ufficiale e di aver appreso la notizia in data odierna da fonti giornalistiche, in quanto rappresentante legale della ASL si ritiene doveroso rimarcare la gravità di tale mancata comunicazione. E quanto si legge in una nota diffusa questa mattina dall'ufficio comunicazione istituzionale della ASL di Pescara, nell'agguato del 1 agosto scorso in un bar di Pescara in cui ha perso la vita Walter Albi, architetto 66enne, Cavallito, ex calciatore di 49 anni, rimase gravemente ferito. Il 13 agosto scorso era stato trasferito all'ospedale Gemelli di Roma per complicanze epatiche. Ancora cronaca, dolore a Pescara per la scomparsa di Germano Mancini, comandante dei carabinieri della stazione di Scorsè nel Veneziano e originario proprio del capoluogo adriatico, morto a Cuba dove era in vacanza per sospetto vaiolo delle scimmie, così come comunicato dal Ministero della Salute cubano. Il militare che era in condizioni critiche dal 18 agosto scorso è deceduto nella serata del 21 agosto. L'ambasciata italiana a L'Avana, in raccordo con la Farnesina, si sta occupando di dare massima assistenza ai familiari del 50enne sottufficiale dell'arma. Il Ministero della Salute italiano non ha ricevuto conferme scientifiche dalle autorità sanitarie locali ed è al lavoro per acquisire elementi.
Ancora cronaca, iniziato questa mattina alle 11.30 l'accertamento di morte per la ragazza coinvolta nell'incidente di Scerne di Pineto dell'alba di ieri. Lo stesso accertamento terminerà alle 17.30, in seguito sarà possibile avviare le procedure per la donazione di organi avendo la ragazza espresso in vita la propria volontà. Lasciamo la pagina di cronaca, ci spostiamo a Chieti. Sullo spostamento a Pescara del 118 Teatino c'è preoccupazione e dissenso da parte della minoranza al comune di Chieti. Anche nella maggioranza c'è chi lo giudica un errore contro cui l'amministrazione attuale non può nulla. Vediamo il servizio di Selenia Secondi. All'indomani della nota congiunta delle due liste Chieti C'è e Chi ama Chieti, la polemica imperversa sull'accorpamento del 118 di Chieti a quello di Pescara. In realtà la vostra posizione oggi qual è? Noi del Polo Civico, come gruppi consigliari di Chi ama Chieti e Chieti C'è, abbiamo ritenuto opportuno intervenire con una nota e precisare che, seppur vero che l'amministrazione comunale nulla poteva su una decisione presa nel 2018 dalla giunta di centrosinistra, con la saga e con le aziende sanitarie locali del territorio, l'amministrazione non avrebbe potuto far nulla. D'altro canto non si può però giustificare quella che è l'ennesima spoliazione alla città di Chieti, perché seppur vero che gli accorpamenti ormai sono una necessità in Italia, è altrettanto vero che nella regione Abruzzo l'accorpamento tra Chieti e Pescara vengono fatti sempre togliendo qualcosa a Chieti e lasciandolo a Pescara. Per spostare l'hub a San Buceto, l'aeroporto, sono stati spesi più di 1 milione di euro per ristrutturare l'hangar e ci sarà una spesa notevolissima per gli affitti, quando comunque a Chieti avevamo nel policlinico 300 metri quadri a disposizione e soprattutto una struttura perfettamente agibile. Tra l'altro la cosa che preoccupa di più è che diciamo che questo può essere un parametro che in futuro può essere importante sulla decisione del DIA di secondo livello, che oggi in Abruzzo non c'è. Il Ministero ha fatto presente che dovrà essere prima o poi designato e, non avendo le credenziali nessuna delle due tra Chieti e Pescara, purtroppo ha già indicato che potrebbe andare a chi ha più hub. In questo caso ne abbiamo perso uno e questo punto è stato completamente dimenticato. Dobbiamo anche ricordare che, seppur vero che è stata una decisione voluta dal governo regionale di centrosinistra, è altrettanto vero che quello di centrodestra, che subito dopo si è insediato nel proprio DFR, l'ha confermato. Non risultano, andando a spulciare tra le carte, non risulta nessun atto da parte di chi dovrebbe rappresentare Chieti in regione, che oggi ne fa propaganda politica, si è svegliato su questo argomento, ma sarebbero loro che dovrebbero darci delle risposte. In realtà noi non abbiamo nessun emendamento, non troviamo nessuna proposta di revoca, quindi sarebbe il caso di cambiare i toni, riportare la palla al centro e ricordare che nel 2018 è stato commesso un errore, è stato commesso l'ennesimo torto alla città di Chieti, che però non si può permettere di giustificare. Ci spostiamo a Pescara, la regione Abruzzo ha presentato infatti questa mattina presso la sede della regione di Piazza Unione il calendario degli eventi e delle iniziative promosse per la valorizzazione dei luoghi medievali dei paesi dell'area Casa Oriense. Vediamo. Rilanciare e dare ulteriore visibilità ai paesi dell'area del Casauriense nel pescarese attraverso iniziative ed eventi di carattere culturale. Questo è l'obiettivo del progetto di valorizzazione dei luoghi medievali presentato oggi a Pescara dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Protagonisti del progetto saranno i paesi di Castiglione a Casauria, Bolognano, Tocco da Casauria e Torre dei Passeri. Abbiamo approvato una legge che tende alla valorizzazione del nostro patrimonio medievale, che in Abruzzo è molto importante, con un'importanza superiore alla percezione che ne hanno gli stessi abruzzesi.
Quindi abbiamo approvato questa legge, abbiamo messo un bando e devo dire i comuni dell'area del Casaurense, quindi Castiglione a Casauria, Tocco da Casauria, Bolognano e Torre dei Passeri, hanno immediatamente colto l'occasione, si sono associati tra di loro e intorno a questo enorme giacimento di importanza monumentale che è l'abbazia di San Clemente a Casauria, che noi dobbiamo rilanciare e finalmente riuscire a sostenere per tenerla aperta, convincendo il Ministero dei Beni Culturali a darci retta, hanno creato un programma culturale sul Medioevo che parte dal 25 d'agosto e terminerà il 3 d'agosto. In ogni realtà di questi paesi cercheremo o di portare avanti un'iniziativa culturale, musicale, artistica sul Medioevo o di valorizzare con un artista di livello nazionale un patrimonio medievale presente, che sia esso un castello, un convento, un borgo, oltre all'abbazia di San Clemente a Casaura. A San Clemente a Casaura ovviamente avremo la manifestazione di punta, che è il concerto di Angelo Branduardi, che ci pareva l'artista che potesse avvicinare la maggior numero di persone a questo importantissimo monumento. Torniamo a parlare di politica. Il presidente del Consiglio Comunale di Chieti risponde alle polemiche sulla data del Consiglio Comunale. Dalla messa a disposizione dei documenti avvenuta il 12 agosto, bisogna lasciare 20 giorni ai consiglieri comunali, quindi i tempi sono stati rispettosi del regolamento. I particolari nel servizio. Il Consiglio Comunale decisivo per il rendiconto di gestione al Comune di Chieti si terrà il 2 settembre. La data era fissata inizialmente in un'altra giornata, ma cosa è successo? Quali sono i reali motivi di questo piccolo slittamento? Ma si era pensato di celebrare il Consiglio Comunale il 22 semplicemente per accelerare i tempi. Poi invece, siccome la minoranza è molto attiva sui regolamenti, abbiamo deciso di rispettare in pieno i regolamenti, proprio per la tutelare l'esercizio dei consiglieri comunali tutti, maggioranza e opposizione. Il testo unico è chiarissimo: dalla messa a disposizione dei documenti, che è avvenuto il 12, bisogna lasciare 20 giorni ai consiglieri comunali per esercitare il proprio ruolo. I 20 giorni scadono il 1 settembre e quindi noi abbiamo convocato il 2 settembre, in pieno rispetto delle prerogative anche del prefetto, le quali scadono i 20 giorni della diffida il giorno 7 settembre. Quindi confermato il 2, in seconda seduta? Seconda seduta è il 5, il 2 in prima e il secondo in 5, proprio all'interno delle due prerogative, quelle prefettizie che scadono il 7 grazie alla minoranza che non ha ritirato, purtroppo non siamo riusciti a fare la notifica a un consigliere comunale, siamo riusciti a concludere la notifica il 18, quindi 20 giorni della prefettura scadono il 7 settembre. I 20 giorni a disposizione per i consiglieri scade il 1 settembre e quindi proprio nella forchetta ideale dal 2 settembre al 7 settembre abbiamo deciso di convocare il 2 e il 5. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, ci spostiamo a Teramo, inizierà infatti il 29 agosto prossimo Extramuros Teramani, che vivono e lavorano lontano da Teramo, tornano in città per un progetto di riconciliazione con la città e un progetto di condivisione. Vediamo. Extramuros nasce da un viaggio che io stavo facendo a Montreal e mi incrociai con la festa dell'italianità, toccando con mano quelle che sono questioni come l'attaccamento, la voglia di appartenere nonostante la lontananza a una comunità che senti tua, che è tua, e oltretutto anche da racconti che comunque ha esercitato su di me una suggestione, per cui abbiamo deciso di incentrare questa serie di eventi sui teramani che appunto vivono, lavorano, hanno sviluppato la loro attività lavorativa, professionale, vita fuori di Teramo, ma non in un diciamo accezione quasi come se fosse, no, una Stardust Memories, qualcosa di nostalgico, bensì con la volontà di creare proprio una serie di collegamenti tra teramani appunto extramuros e intramuros, capaci di arricchire sia la città
e sia i teramani che vivono fuori, un pochino quello che diceva Renzo Piano, che invitava i giovani ad andare all'estero, lavorare, anche sbagliare magari, ma poi riportare il background di conoscenze, il know-how in città per favorire la crescita delle nostre comunità. Inizierà adesso a fine agosto con una prima parte dedicata ad una rassegna cinematografica sui temi della pace e della guerra e andrà avanti per tutto il periodo autunnale primaverile per concludersi poi a fine giugno. Quindi lo faremo con tanti appuntamenti, coinvolgendo tanti personaggi, tanti extramuros, come appunto li chiamiamo noi, che possono portare qui le loro esperienze, le loro ricchezze, il loro punto di vista e le loro visioni. Quindi vedremo il coinvolgimento di tante figure appartenenti a tanti campi, non solamente a quello dell'arte, ma al campo della scienza, della filosofia, della letteratura, del cinema, dell'architettura. Parliamo ancora di eventi. Uno spettacolo dedicato alla città di Chieti, alla pace, lo porterà in scena il liceo scientifico Masci, diretto dalla dirigente Sara Solipacca, il 2 settembre. Musica e danza con gli studenti del liceo scientifico, tra i quali spiccano molti talenti. Il 2 settembre il liceo scientifico Masci di Chieti porta in scena uno spettacolo come avviene ormai da tanti anni, ma questa volta lo dedica alla città di Chieti, uno spettacolo aperto che sarà proprio sotto le stelle della Villa Comunale per parlare di pace. Il titolo è infatti Un passo per la pace. Sì, diciamo che la nostra scuola ha una tradizione, vanta una tradizione sotto questo profilo che va avanti da moltissimi anni, però quest'anno abbiamo deciso di uscire, di aprirci alla città di Chieti e abbiamo inaugurato questo percorso appunto verso la pace, verso questo messaggio che i ragazzi vogliono assolutamente portare fuori. Infatti noi a scuola abbiamo una orchestra da un po' di tempo, da qualche anno, e abbiamo un gruppo di danzatrici e addirittura in occasione di questo spettacolo abbiamo anche scisso un po' gli elementi dell'orchestra e abbiamo costruito una band musicale. Tommaso, ex studente del liceo Masci, un giovane violinista di Casa d'Incontrada che sogna di arrivare all'Accademia di Santa Cecilia. Come è organizzato questa orchestra per quello spettacolo che andrà in scena il 2? In questo spettacolo eseguiremo comunque brani tratti dal repertorio rock anni 70. Ci siamo anche soffermati in quest'anno molto più degli altri anni sulla sezione della band. Alle tastiere abbiamo Loris Mantini e Michela Di Caro. Alla voce abbiamo Giulia Martino, Valerio Disidoro, alle chitarre Fabio Di Francesco Antonio e Cecilia Iezzi e al basso Thomas D'Emilio, alla batteria Matteo Basciano. E Peace for Peace è un titolo evidentemente ispirato alla pace, perché avete scelto questo argomento? È stato scelto perché mai come quest'anno la pace è tornata in auge, è il dono più prezioso per l'umanità che mai avremmo sperato di invocare a gran voce dopo i fatti della guerra in Ucraina, per cui i passi di danza, di musica recitati aiuteranno il pubblico a rinnovare l'alleanza per la pace. Ringraziamo il Giardino delle Pubbliche Letture presieduto dalla dottoressa Cinzia Di Vincenzo, giunto alla sesta edizione, che rinnova costantemente l'alleanza culturale per la valorizzazione del patrimonio culturale della nostra città di Chieti. Siamo arrivati alle pagine dello sport, iniziamo con il calcio, parliamo del Teramo, incontri e telefonate nell'ultimo fine settimana e un'apertura al nuovo progetto. Luciano Campitelli ha dato la sua disponibilità a tornare a Teramo in caso di perdita del professionismo. La pronuncia del Consiglio di Stato è attesa tra giovedì e venerdì prossimi, ma nel frattempo c'è il piano B con l'ex patron pronto a tornare in pista. Jacopo Forcella.
Campitelli e il Teramo, più di un'idea, un'opzione concreta, almeno stando ai movimenti ultimi. E al pranzo, col sindaco Gianguido D'Alberto e con alcuni componenti della commissione, Gianni Gebbi e Valeria Cerqueti, che dovrà valutare la fattibilità di un futuro per la squadra biancorossa nel caso in cui giovedì il Consiglio di Stato dovesse decretare l'impossibilità per Teramo Calcio SRL di proseguire l'attività in Lega Pro. Il pranzo ha visto l'ex patron biancorosso come portata principale di un menù nel quale Campitelli ha ribadito la disponibilità ad essere il catalizzatore di una unione di forze imprenditoriali che sarebbero di ulteriore sostegno ad una via già intrapresa nei giorni scorsi dalla SS di Città di Teramo, dando sostanza ad una ripartenza nel mondo dei dilettanti. In quale categoria? Ancora difficile da sapere, perché quello che è certo è che la Lega Nazionale Dilettanti ha già fatto sapere di avere qualche perplessità circa l'inserimento di un'ulteriore altra compagine all'interno di un lotto già quantitativamente rilevante di società partecipanti. Ma questi saranno discorsi e ostacoli nel caso da verificare ed eventualmente provare a superare solo in caso di diniego dell'organo di giustizia amministrativa. Per quanto riguarda la possibilità di allargare ancora di più lo scenario a forze imprenditoriali, pare ci sia stata l'apertura di più di un soggetto attinente il mondo dell'edilizia, e la telefonata di D'Alberto a Campitelli nell'ultimo fine settimana ha aperto questa nuova opportunità, visto che lo stesso Campitelli nei giorni scorsi non aveva affatto negato il dispiacere di non essere mai stato preso in considerazione dopo gli 11 anni passati sulla poltrona di presidente del diavolo. Insomma, la SSD Città di Teramo ha aperto una strada alternativa all'attuale gestione. Campitelli e altri interlocutori potrebbero dargli ulteriore forza per determinare un progetto di ampio respiro che possa essere garanzia di calcio nei prossimi anni. Queste, tuttavia, sono premesse che si potrebbero realizzare, e pare siano stati fatti passi importanti in tal senso, solo in caso di perdita del professionismo. D'altronde, Teramo Calcio SRL ha ancora una partita aperta per conservare la categoria. Giovedì la Camera di Consiglio in Consiglio di Stato e poi la sentenza, anche se il mantenimento della Lega Pro appare davvero difficoltoso. È evidente che se il Teramo dovesse vincere il ricorso, invece, questi sarebbero discorsi solo potenziali e che nel cassetto rimarrebbero, ma le basi sono già state gettate. In caso di emergenza, quello che accadrà sarà solo la sentenza di giovedì o al più tardi venerdì a deciderlo. Dal calcio alla pallavolo, la ripartenza del campionato di A3 impone all'impavida Ortona l'obiettivo di tentare il salto di categoria, ma conferma il tecnico ortonese Nunzio Lanci, servirà giocare anche ad alto livello per poter aspirare alla vittoria finale. Sergio Zappalorto. Nunzio Lanci, si ricomincia. Avevi detto, io comincio a mollare, cioè, ma non è vero niente, non è vero. La voglia matta ci sta sempre, e poi ripartire con un obiettivo come quello della promozione è sempre uno stimolo in più. Sicuramente, la squadra è stata costruita per arrivare in fondo, poi vincere, ci sono bisogno di tanti fattori, però i presupposti sono questi. Cercheremo di fare del nostro meglio, l'entusiasmo non manca, la squadra è fatta da ragazzi che hanno sicuramente tanta voglia di dimostrare, tanta voglia di far bene, quindi insomma i presupposti ci sono per dare il meglio possibile. Nunzio, una gran bella squadra, lo sappiamo, con elementi di spicco, è inutile che le ripetiamo per l'ennesima volta. Si è parlato anche di una panchina forse un po' corta, però bisogna soprattutto rigenerare la voglia matta di venire al Palasport a tifare in pavida Ortona. Sicuramente anche l'acquisto di Marshall ha questo obiettivo qua, rivitalizzare un po' l'entusiasmo, riportare gente al palazzetto. La panchina è una panchina giusta per la serie A3, dove ci sono ragazzi sicuramente che possono abbinare esperienza, anche se di campionati minori, ma con tanta voglia di dimostrare il loro valore. Quindi non siamo di meno a nessuno, sia anche nell'organico in generale. L'ultima domanda riguarda invece il campionato citato da te, di A3. Insomma, il livello è cresciuto sensibilmente da quando è nata questa A3 qualche anno fa e c'è tanta qualità in giro, quindi questo vi mette, diciamo così, in concorrenza con tante altre società.
Sicuramente sì, poi il nostro girone secondo me è forse anche un po' più equilibrato verso l'alto, poi naturalmente ogni anno si parla di roster, si parla di campionati, si parla di classifiche, però poi è il campo a decretare quale sarà la squadra migliore a prescindere da giocatori con cui è composta, quindi non dobbiamo guardare né troppo avanti né pensare agli altri, ma pensare al nostro lavoro, pensare a quello che dobbiamo fare noi, al nostro gioco per cercare di esprimere una buona pallavolo. Io non ho mai visto vincere campionati a squadre che giocano non benissimo e quindi questo è il nostro obiettivo. Dobbiamo avere rispetto di tutti, paura di nessuno, fare il nostro e cercare, ecco, di arrivare in fondo in tutte le manifestazioni che ci si presentano davanti. La Mediasix SRL, titolare dell'impresa di radiodiffusione televisiva in ambito locale denominata TV6, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per le elezioni politiche fissate per il giorno 25 settembre 2022. A tal fine informa che nella sede di Silvi, strada statale Nord 26, al numero di telefono 085 93 0020, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i messaggi politici autogestiti a pagamento, con l'indicazione del termine ultimo per essere prenotati, le modalità di prenotazione, le tariffe per i messaggi politici autogestiti a pagamento determinate dalla Mediasix SRL, ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi. E siamo giunti al termine di questa edizione del TG6, vi ricordo che l'informazione della nostra rete si aggiorna alle 19 e alle 23, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata a tutti.